pensiero di non vederti più è come un ago dentro al cuore. Ci penserò però, fallo anche tu, in modo che io senta l'amore che mi hai dato con la tua esperienza di uomo nato fra le guerre. Caro nonno, questo è un canto mio per te. Sappiamo che in Italia ci sono circa 5 milioni di poveri e poverissimi. Se vogliamo rendere la nostra società più stabile, più equilibrata, più sicura, più giusta, dobbiamo assolutamente cambiare questa situazione. In che modo? Certo, non è un obiettivo semplice da raggiungere, tuttavia bisogna assolutamente provarci. E allora, cominciamo proprio dalla questione più complicata. Da dove possiamo ricavare i fondi necessari per la costruzione di un nuovo Stato sociale? Sappiamo tutti che l'Italia possiede circa la metà dei beni archeologici esistenti nel mondo. Ebbene, una migliore gestione di questo immenso patrimonio consentirebbe la creazione di un grande fondo sociale in grado di alimentare, tra le altre cose, anche un dignitoso reddito di cittadinanza. Facciamo due calcoli. In Italia i poveri oramai sono circa 4 milioni e i poverissimi 1 milione. Immaginiamo ora di voler creare una serie di lavori socialmente utili in grado di generare o di integrare un reddito di 1.000 euro al mese. Per soddisfare le esigenze minime del milione di poverissimi ci vorrebbero almeno 12 miliardi di euro. Per tutti i poveri ne occorrerebbero 50 miliardi di euro. Sono sicuramente tanti, tantissimi, ma non impossibili da raggiungere. Secondo alcuni fatti da Prometea e Unioncamere risulterebbe che la bellezza e la cultura generano in Italia 250 miliardi di euro all'anno. Ebbene, ne potremmo ottenere anche molti di più se è per questo, potremmo anche arrivare a 500 miliardi di euro all'anno. Ebbene, su questi 500 ipotetici miliardi gaberebbe una normale imposta di circa 150 miliardi. E qui si pone una precisa scelta politica di redistribuzione delle risorse. Se decidiamo infatti di destinare un terzo di queste imposte ai più bisognosi, potremmo garantire una vita dignitosa non solo ai poverissimi, ma gradualmente anche a tutti i poveri. Intendiamoci, non parlo assolutamente di regalare 1.000 euro a nessuno, ma solo di consentire a tutti di guadagnare o integrare i propri compensi fino a 1.000 euro al mese, prestando ad esempio lavori socialmente utili. Ultima considerazione. Il patrimonio culturale rappresenta un'eredità lasciata dalle generazioni passate a tutti gli italiani che sono quindi noi indistintamente siamo autorizzati a godernene, quindi di tutti i benefici economici. La gestione politica di privilegiare i più poveri alla fine andrà a beneficio di tutti, aumentando notevolmente i consumi, oltre ad assicurare una maggiore giustizia e pace sociale. È chiaro comunque che oltre ai beni culturali ci possono essere anche altre entrate fiscali in grado di alimentare il fondo sociale. Importante è che lo si voglia creare. Per restare in tema di sfruttamento ottimale dei nostri beni archeologici, sentiamo cosa ci racconta Valentina Biscozzi rispetto al Colosseo, decisamente uno dei siti storici più significativi del mondo. Grazie soprattutto a certi film americani, ancora oggi si crede che Nerone assisteva ai combattimenti tra i gladiatori e all'uccisione dei cristiani da parte delle belve, comodamente seduto al centro del Colosseo. Niente di più sbagliato. Quando Nerone è morto nel 68 d.C., il Colosseo semplicemente non esisteva. All'epoca questa enorme struttura veniva chiamata Anfiteatro Flavio e poteva contenere circa 70.000 spettatori, un po' come lo Stadio Olimpico di Roma.
però è la situazione degli incassi. Nel 2013 ha fatto scalpore un'inchiesta della rivista Panorama, che ha dimostrato che il Museo del Barcellona Calcio aveva incassato ben 34 milioni di euro, solo 5 milioni in meno del Colosseo. Insomma, il Museo delle Coppe e delle Medaglie di Messi e compagni ha fruttato quasi lo stesso di una delle più straordinarie testimonianze archeologiche della storia. Diciamo che per fortuna le cose sono un po' cambiate. Negli ultimi anni, dai 39 milioni e mezzo di incassi del 2013, siamo passati ai 57 milioni e mezzo. Recentemente il Colosseo è stato completamente restaurato. Il nostro augurio è che sia arrivato finalmente il momento di una svolta per il nostro patrimonio storico e archeologico. In questo caso il nostro pollice è in su. Ma come è stato detto in apertura da Diomede, oltre ai beni culturali ci possono essere anche altre importanti fonti di finanziamento dello Stato sociale. Ecco un esempio concreto. Due terzi di quello che ho fatto va in tasse, non ci si può credere. Che nessuno auspica nuove tasse che, come sappiamo, già sono troppe. Però ci sembrerebbe più giusto che i soldi che continuiamo a pagare formalmente, ad esempio per la guerra del 1935, confluissero invece su un grande fondo sociale. E chi dovrebbe gestire questo fondo? Beh, questa è un'altra questione. Ma sentiamo cosa ne pensa a proposito un giovane e dinamico studioso della materia. La nascita di un nuovo Stato sociale non può prescindere da un fondo che ne consenta la funzione in autonomia. È un discorso molto complesso, però è importante che si cominci a fare perché se ne prenda atto politicamente. In parole povere, i finanziamenti servono sia a livello nazionale ma soprattutto locale, perché devono poter finanziare servizi sociali come lavori socialmente utili,
assistenza per gli anziani, buoni pasto per gli indigenti, aiuti per l'edilizia popolare e tutte politiche finalizzate soprattutto ai bisogni necessari della gente. Come finanziamo tutto questo? Beh, possiamo fare tre ipotesi. Una banca pubblica che gestisce l'intero, anche se lo vedo molto difficile in questi tempi e in prospettiva anche. Potrebbe essere un ente già esistente, possiamo fare ad esempio la Cassa Depositi e Prestiti, rivedendo tante cose, oppure addirittura anche lo stesso INPS, perché no? Visto che già si occupa della perequazione sociale, sia a livello previdenziale che assistenziale. In questa fase è ancora prematuro capire se questi fondi possano operare autonomamente o debbano attingere direttamente al Fondo Sociale Nazionale. La cosa, quindi, occorre studiare e approfondire queste modalità. Però una cosa importante, è fondamentale la visione politica che prenda atto che questa sia la strada da intraprendere. Una mano importante alla costruzione di un nuovo Stato sociale la può dare sicuramente la tecnologia, capace di ridurre notevolmente il costo della vita. Ma ecco cosa ci ha detto in proposito uno scienziato italiano. Non c'è alcun dubbio che con la tecnologia possiamo ridurre i costi dei prodotti a livelli inimmaginabili, però alla fine è quasi inutile perché bisogna sempre risolvere i problemi con la politica e principalmente con la finanza. In che senso? Noi tecnologi facciamo le cose, le facciamo costare meno, poi queste cose, per ragioni che tutti conosciamo, quando arrivano al mercato costano 10 volte più di quando vengono prodotte, e molte delle cose che facciamo vengono bloccate perché darebbero, diciamo, troppi benefici all'utente e a costo troppo basso. E questo non è ammissibile, perché noi dobbiamo pagare. Ci sono mille esempi, tutti quelli che hanno provato a produrre energia a costi bassi sono stati schiacciati con scuse che dal punto di vista scientifico e tecnologico non stanno in piedi, però sono stati schiacciati. Ci sono tanti esempi che adesso ovviamente non è il caso di fare. Addirittura c'è gente che ha cercato di fare energia a costo zero, c'è riuscita e è sparita fisicamente. È un esempio, noi abbiamo fatto un progetto di un generatore eolico ad alta quota che è perfettamente fattibile, permetterebbe di fare energia elettrica a 2 centesimi al kilowattora, è stato approvato da 2 commissioni ministeriali e poi tutto è sparito. Quando è arrivato alla firma del primo ministro, era la Gelmini è stata cacciata 2 giorni prima, quando è arrivata alla firma del ministro delle attività produttive, il ministro è stato cacciato 4 giorni prima, tutto tace, tutti dicono bello, bellissimo, ma ogni volta che si prova a ripresentarlo, tutto si insabbia. Ripeto, 2 centesimi al kilowattora. Quanto la pagate voi la corrente? 12, 15, 20 centesimi al kilowattora. Non si può fare, non si deve fare. Insieme alla tecnologia, un altro fattore determinante per la costruzione di un nuovo Stato sociale è certamente la semplificazione burocratica e fiscale. Gli italiani, sappiamo, sono pieni di iniziative e capacità creative. Forse già basterebbe togliere alcuni ostacoli inutili per creare subito molti nuovi posti di lavoro. Ma sentiamo il parere di uno esperto della materia. Non v'è dubbio che una grande semplificazione fiscale corrisponderebbe a un grande incremento occupazionale, soprattutto in Italia, paese notoriamente di grande iniziativa e di grande intraprendenza. Ma cosa frena i giovani nell'intraprendere nuove iniziative? Sicuramente un mare di burocrazia. Per quanto riguarda la semplificazione fiscale, mi riferisco a 2 aspetti particolari. Il primo riguarda l'aspetto tipicamente documentale, quindi
le dichiarazioni che si fanno a inizio attività. Il secondo invece riguarda l'aspetto reddituale, dove per esempio c'è un plafond che viene utilizzato per il lavoro autonomo di 5.000 euro che potrebbe essere innalzato anche a 30.000 euro. Beh, che dire a questo punto? Sicuramente solo con queste due semplificazioni si potrebbero creare migliaia di posti di lavoro e forse il famoso milione che tanti hanno sbandierato. Quello che ora stiamo per vedere sono in estrema sintesi le varie riflessioni che abbiamo raccolto nell'arco di 8 puntate. Puntate suddivise tra un video introduttivo e singoli video dedicati separatamente a ognuno dei 7 bisogni capitali. Ma se le cose stanno realmente in questi termini, che una persona priva di un'abitazione, di un alloggio, di una residenza, di un numero civico, è inibita dall'avere i diritti elementari di qualunque cittadino, mi sembra scorretto. Certo, il problema dell'alimentazione è un problema molto importante, però forse mi piacerebbe allargare il discorso anche ad altre tematiche, per esempio il problema degli affidamenti nelle case famiglie. Sappiamo che l'Italia ha una tradizione antichissima riguardo al sostegno ai poveri. Ho scritto recentemente I segreti del Club Bilderberg, che è un libro contro, diciamo così, i poteri forti che sono soprattutto le multinazionali, i banchieri, i finanzieri, che vogliono far crollare qualsiasi barriera che possa essere di vantaggio al cittadino. Firmare il TTIP sarebbe come aprire le porte agli OGM, quindi dovremmo in certo senso porre attenzione a questa problematica che potrebbe essere nociva per le future generazioni. Per la prima volta in Italia si scrive una riforma scolastica che non tratta minimamente gli aspetti culturali, mentre in qualche modo l'Italia ha proprio una cultura da difendere. Perché anch'io non sono d'accordo con quello che stanno organizzando le grandi forze multinazionali. Speriamo che questa manifestazione serva a fermare tutto quanto. Dobbiamo augurarci che l'Europa funzioni in questi accordi, perché se non c'è l'Europa, l'Italia è poco che niente. Il tema della fame è un tema enorme che però va affrontato e va risolto. Lo Stato non considera investirsi dignitosamente un problema, non è un problema che riguarda lo Stato, anche se in un momento come questo di crisi il problema di vestirsi è diventato di grande attualità. La creazione si intende proprio un'idea nuova di utilizzo del mezzo comunque moda e abbigliamento partendo dal punto di vista di materiali nuovi. Sono diverse catene fast fashion che riescono al giorno d'oggi effettivamente a proporre delle collezioni, dei prodotti a prezzi assolutamente accessibili, competitivi. In Costa Rica ci occupiamo molto della parte del settore alimentare, ma anche quel settore della vestimenta, delle scarpe. Sono Federico Cittadini, un giovane come molti altri, giovane comune, che ha delle aspirazioni personali come quella per esempio di uscire di casa e rendersi indipendente e autonomo dalla propria famiglia e costituirsi un nucleo familiare ed avere una casa propria ad esempio. È vero che al giorno d'oggi il costo del denaro è molto basso, però comunque il problema alla soluzione abitativa rimane. Oltre a risolvere il problema di salute e di fame in Colombia, il presidente Juan Manuel Santos ha voluto risolvere il problema abitazionale.
per il settore non solamente in conflitto, sino anche per le giovani coppie e anche per il settore povero. Ma quello che mi ha lasciato veramente perplesso è che tutte le ambulanze che venivano scaricavano ammalati che avevano problemi, e però queste ambulanze non potevano ripartire perché dentro l'ospedale non c'erano delle barelle per ricevere i pazienti. Insieme di metodi, di tecniche, è una disciplina che comprende appunto tutte queste metodologie che tendono al benessere della persona considerata un tutt'uno. E tende appunto al tendendo al benessere, tende ad aggiungere vita agli anni, non solo anni alla vita. Ma io mi aspetto dall'Europa che venga conosciuta di più, perché noi in Italia siamo molto conosciuti, la Lega del Filo d'Oro, l'impegno che da 50 anni, perché adesso sono 50 anni, questo gruppo di persone straordinarie, marchigiani, che hanno scoperto la solidarietà per i sordociechi. In molti casi si è fatta di necessità virtù. Vorrei isolare un tema dei sette bisogni capitali, quello del curarsi, per raccontare un'esperienza unica che riguarda questo paese. Questo è il più importante progetto didattico musicale che si realizza in Italia, non soltanto per i numeri. Sicuramente questa candidatura mette in evidenza le cose che si fanno all'interno delle scuole, mettendo in luce soprattutto gli aspetti innovativi del fare didattica, dell'essere docenti al passo con i tempi. Cine oggi il programma di governo della Presidenta Bachelet ha nel campo dell'educazione una riforma strutturale dell'educazione cilena. La tutela giuridica per chi non ha il meno ambiente, per chi non ha possibilità di potersi difendere, per chi non ha voce in capitolo quando ha un problema, non è attuata come dovrebbe essere attuata. Soprattutto per le popolazioni che vengono da paesi orientali, è aperto a tutti, però noi non è che andiamo a cercare, nel momento in cui si rivolgono a noi ovviamente c'è questa disponibilità, quindi come Unione Buddista Italiana. La questione dello stato sociale potrebbe essere sintetizzata da una frase di Jeremy Rifkin, un noto studioso di politica, sociologia, futurologia statunitense, che ha detto che il modello europeo è molto meglio di quello statunitense. Non dobbiamo scegliere. Coloro che maggiormente si sono avvantaggiati della nostra politica sociale sono stati indubbiamente gli indigeni e le donne. Sento quindi una forte responsabilità a rappresentare questo modello di politiche e conquiste sociali. Che dire dell'informazione? Ma è un sogno avere l'informazione corretta, veramente è un'utopia. Oggi come... Non credo che il problema della corretta informazione sia soltanto italiano, ma è sicuramente internazionale. E i governi e i poteri forti sono impegnati nella stampa scritta e in televisione a solidificare il proprio potere. Non c'è più una separazione netta tra quello che è opinione e quello che sono i dati di informazione. E se dobbiamo parlare della libertà di stampa, io vi consiglio di conoscere cosa succede in Venezuela. Per la nascita di un nuovo Stato sociale facciamo un grande affidamento sul migliore utilizzo del nostro enorme patrimonio storico e archeologico. Questo patrimonio è stato in piccola parte presentato nel corso delle varie puntate
da tre appassionate dell'antica Roma. Parlo di Christine Seiner, Emilia Marra e Valentina Biscozzi. Ecco, cari amici dell'antica Roma, qui siamo a Core. È una cittadina più o meno 70 km da Roma e questa cittadina è nata circa 1400 anni prima di Cristo. Amici cari, buongiorno, buongiorno a tutti gli appassionati di storia. Oggi andiamo a visitare l'isola Tiberina. Ebbene, è qui che nasce il concetto di stato sociale. La vedete questa colonna? Fa parte dell'Annona, la prima istituzione nella storia incaricata di dare da mangiare ai poveri. In questa carrellata di immagini non possiamo dimenticare l'autore e l'interprete della nostra sigla che ha introdotto le varie puntate. Il giovane e impegnato socialmente Alex Silipo. Disegnare colori nel cielo, vigile prigioniero in questo corpo. Infine, personalmente non posso non ringraziare l'Area e in particolare il suo presidente Antonio Diomede per il costante impegno a sostenere questa causa, portandola all'attenzione perfino del Parlamento europeo. Ora è necessario che tutti coloro che credono nell'assoluta necessità di rivitalizzare lo Stato sociale ci diano una mano, soprattutto in termini di idee e proposte. Grazie. Soprattutto mantenendo nel campo della comunicazione il concetto di libera informazione, come di tutti gli stati, come quello che io dico, elemento fondamentale non dei sette vizi capitali, ma dei sette bisogni capitali che abbiamo bisogno in Europa e in Italia. Quello di nutrirci, di vestirci, di curarci, di avere un tetto, la difesa legale. E alla fine abbiamo il diritto allo studio e abbiamo bisogno di il diritto alla libera informazione, che è il comune dominatore per difendere tutti gli altri.